ci sono persone che nascono con un sogno speciale. Ci sono bambini per cui la bici non è solo un gioco, ma è magia, è tecnica, vento e desiderio, geometria e muscoli, un mezzo straordinario per volare sopra i propri limiti. È il caso di Letizia Brufani, Folignate classe 2002, che ha scoperto il ciclismo a soli 5 anni grazie alla passione dei genitori. La prima bici è poco più che un giocattolo, ma col manubrio piegato in assetto da corsa. Per Letizia è amore a prima vista. Arrivano le prime gare promozionali e le prime emozioni. Gincane, mini sprint su strada e mountain bike, BMX e pista, all'insegna della multidisciplinarietà che accompagnerà Letizia in tutto il suo percorso. Segno tangibile di una passione per le due ruote a 360 gradi. Nel 2015, con la maglia del gruppo sportivo Luciclone, Letizia affronta le sue prime competizioni d'esordiente e arrivano le prime vittorie tra strada, pista e fuoristrada, ma soprattutto matura la voglia di confrontarsi con se stessa e con gli altri, il gusto del viaggio e della scoperta, la curiosità vivace per tutto quello che gravita intorno all'universo della bici. Un percorso di crescita che prosegue anche nelle stagioni 2016-2017 con innumerevoli vittorie e podi in tutte le discipline. Un percorso che culmina nel secondo posto ai campionati italiani di ciclocross a Silvelle e nella conquista della maglia di campionessa regionale Umbra per le specialità pista, strada e ciclocross. Il 2018 è l'anno della svolta. Sotto la guida dei direttori sportivi Monia Falcinelli e Marco Sguerra, Letizia raggiunge una maturità sportiva fuori dal comune che le permette di dominare il Giro d'Italia ciclocross, aggiudicandosi le tappe di Numana, Ferentino, Grumonevano e Barletta. Oltre alla maglia rosa, arrivano importanti vittorie come quella del trofeo Mamma e Papà Guerciotti all'Idroscalo di Milano e del trofeo del Ponte a Faedio d'Erzo, oltre alla conferma delle maglie di campionessa regionale Umbra per le specialità pista, strada e ciclocross. Quando arriva l'appuntamento dell'anno, il campionato italiano di ciclocross all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, Letizia è l'atleta da battere e nessuno ci riesce. Una gara entusiasmante, uno scontro aperto giocato ad altissima velocità con le migliori del panorama italiano. L'arrivo allo sprint, un finale insolito nel ciclocross, dove a venir fuori è la pistarda, la ragazzina cresciuta nei velodromi di tutta Italia. È il coronamento di un sogno, il traguardo di un viaggio iniziato molto lontano. Sicuramente un anno fortunato per me. Dopo il giro ci tenevo a far bene qui e il percorso era molto adatto a me. È stata una gara veramente molto dura e non so per quanti centimetri abbia vinto, ma sono davvero pochissimi. La dedico ai miei genitori e ai miei nonni, soprattutto quelli che oggi hanno visto la gara da lassù. La strada da percorrere è ancora lunga e col passaggio di categoria Letizia alza ancora l'asticella. Da juniores, oltre a gare di livello regionale e nazionale, partecipa a tre gare internazionali in Belgio. Il Brico Cross Brendene, il Super Prestige Digem e il Gran Premio Sven Nysbal, chiudendo sempre nella top 10 delle Under 17. Nella stagione 2019-2020 Letizia cambia società e con la maglia del Race Mountain Team Folcarelli continua a mettersi in evidenza nelle principali manifestazioni del ciclocross fino alla vittoria nella quinta tappa della Giro d'Italia a Buia Osoppo sotto un autentico nubifragio. Risultati che attirano l'attenzione del commissario tecnico della nazionale Fausto Scotti, che la seleziona per indossare la maglia azzurra ai campionati europei di ciclocross di Silvelle. Nel
Nel frattempo, oltre all'impegno su strada e pista, dove arrivano vittorie e piazzamenti, aderisce al progetto del CONI Campioni in Cattedra, un'iniziativa rivolta alle scuole primarie e secondarie del comprensorio umbro. Negli incontri programmati con gli istituti aderenti al progetto, Letizia illustra ai bambini delle elementari e delle medie l'importanza dello sport nella vita quotidiana, spiegando il proprio percorso sportivo e la propria esperienza di vita. Un momento di incontro costruttivo dove attraverso le molteplici domande dei bambini e dei ragazzi emerge la straordinaria bellezza dello sport e i sacrifici e le rinunce necessarie per poter ottenere ciò che si desidera davvero. Fratelli passione, sacrificio, determinazione, ma anche gioia, coraggio e libertà. Sono le parole che descrivono un viaggio unico ed esaltante, il viaggio di una bambina che ha affidato il proprio sogno ad una bicicletta.